ricordo che l'operatore al controllo di Theodore in questo momento sta operando dall'interno dello stand della Marina. Ed ecco che il nostro amico Theodore ha fiutato qualcosa. Adesso viene effettuata l'operazione di identificazione. Con le telecamere ad alta definizione è possibile chiaramente osservare fino ai minimi particolari l'oggetto che è stato segnalato, e a questo punto potete vedere la torre telescopica che sta inquadrando l'obiettivo per avere una migliore definizione. Il braccio telescopico chiaramente è in grado di poter manipolare oggetti con una notevole precisione, potremmo dire una precisione quasi umana, una precisione che si unisce al fatto che la telecamera ad alta definizione è strettamente correlata con il braccio. Pare proprio che abbiamo fiutato qualcosa di pericoloso. D'altronde, come potete notare, la carica simulata è stata anche nascosta dietro un pannello per simulare anche la difficoltà di rimozione. Ovviamente ricordo che le tecniche che state osservando sono delle tecniche simulate, fatte per esemplificare uno dei casi più semplici, ma ovviamente il mezzo ha capacità enormemente superiori che possono permettergli di risolvere casi anche di difficoltà molto superiori. Ricordo che l'operatore che sta pilotando il nostro Theodore sta operando dall'interno dello stand. In realtà il mezzo ha un raggio d'azione superiore al chilometro. Adesso viene rimossa la protezione ed ecco il nostro oggetto pericoloso. Ricordo che le 8 telecamere di Theodore sono in grado di operare di giorno come di notte con un'altissima definizione e quindi sono in grado di poter intervenire con oggetti anche di particolare difficoltà. Ricordo che Theodore è soltanto uno dei tantissimi veicoli o di sistemi di altissima tecnologia che rendono la Brigata Marina San Marco uno degli elementi di punta delle Forze Armate italiane.
Nel caso Theodore è uno strumento militare che evidentemente è perfettamente in grado di agire in quello che viene definito dual use, ovvero la capacità di agire sia in ambiente militare ostile sia in un ambiente civile per poter risolvere emergenze di qualunque tipologia. Nel nostro caso la carica esplosiva verrà semplicemente rimossa fisicamente, ovviamente è possibile intervenire in molteplici maniere in modo da poterla neutralizzare a seconda dell'ambiente di posizionamento e del livello di pericolosità. Il Theodore è un veicolo per il maneggio e l'identificazione e la rimozione di esplosivi. Ovviamente i veicoli in uso nella Brigata Marina sono tutti quanti anfibi, il Theodore necessariamente è anfibio nel senso che viene trasportato attraverso gli altri veicoli. I mezzi che possiamo vedere nel piazzale, per esempio il Lince, sono veicoli dotati di elevata protezione, in grado di resistere a cariche esplosive anche di notevole potenza, proteggendo il personale all'interno. E sono in grado ovviamente di trasportare altri tipi di apparecchiature come il Theodore. Ecco, vediamo che Theodore ha preso l'oggetto. E ovviamente con la delicatezza necessaria per evitare qualunque pericolo, lo raccoglie per poterlo portare in una posizione dove possa essere disinnescato. È bravo il nostro Theodore. Bambini, vogliamo fare un applauso a Theodore?